Benessere, vita sana, meditazione? Seguimi anche su Universo Olistico. Ciao a tutti, bau amici! In questo pomeriggio uggioso ci siamo dati al fai da te. Stiamo infatti realizzando dei regalini fatti in casa per le nostre amiche. Stiamo preparando, avete presente, quei decori che si appendono? E quindi abbiamo acquistato dei legnetti, li abbiamo forati col trapano con l'aiuto del nostro Umberto, e lì nel frattempo cerca di mangiarsi le arance. Le arance le abbiamo affettate ed essiccate sui termosifoni, le ho lasciate sui termosifoni per circa 3 giorni e si sono essiccate. E poi abbiamo preparato i pompon, infatti è stata una lunga preparazione per realizzare il tutto. I pompon li abbiamo fatti ieri pomeriggio con della lana, semplicemente arrotolandola intorno a 4 dita e poi legando al centro. Si taglia la parte superiore e quella inferiore e vengono fuori questi fantastici pompon. Quindi, e poi stamattina invece in un negozietto abbiamo preso questi decori che utilizzeremo per appenderli alla fine. Prepariamo insieme questi decori natalizi. Ellie è pronta a iniziare. Ellie è molto interessata a questa preparazione. Allora, procuratevi un filo di nylon o comunque un filo di corda. Andiamo a creare un anello col filo di nylon e facciamo un nodo. Questo ci servirà da gancio per poi appendere il nostro addobbo. Ellie si sta gasando, a pranzo ha assaggiato le arance e forse ne vuole mangiare una essiccata. Ecco qua. Una volta effettuato il nostro nodino, possiamo. Ellie vuole essere la star del video, per favore. Non riprendiamo le arance, riprendiamo Ellie. Allora, la cosa che andremo a fare adesso è infilare uno dei nostri pompon fino a qui, fino al nodo. Prendo l'estremità del filo dove non ho fatto il nodo e infilo il mio primo pompon. Lo tiro fino all'alto, fino al nodo. Ecco qua. E ovviamente verrà bloccato dal nodo, come vedete qui c'è il gancetto che abbiamo preparato prima. Dopo aver fatto ciò, andiamo a fare un altro nodo per creare una distanza tra il pompon e la prossima cosa che andremo a inserire. Fatto il nodino e adesso vado a inserire uno dei legnetti. Vediamo se riesco. Ok. Lo passo all'interno. Lo faccio salire in alto e adesso per andare a bloccarlo faccio un doppio giro con il mio filo, quindi lo ripasso internamente e lo fisso. Ecco qua. Così il mio legnetto rimarrà bloccato a questa altezza e andrò a fare un altro nodino qua per bloccare il filo. Procediamo inserendo l'arancia, quindi andiamo a fare l'altro nodino che blocca nella parte superiore, ecco qua, che servirà da distanziatore, e andiamo a infilare la nostra arancia tramite l'altra estremità. Quindi troviamo un buchetto nell'arancia o lo facciamo noi, ecco qui, lo facciamo passare fino in fondo, fino al nodino, e poi andiamo a fare un altro buchetto nell'arancia con il nostro filo, ecco qui, così che l'arancia rimanga bloccata anche lei, e fissiamo con un altro nodino. Mi distanzio dall'arancia con un altro nodino e vado a inserire un altro legnetto. A questo punto infiliamo l'altro pompon e andiamo a fare il nodino per bloccarlo anche lui. Ok, proseguiamo. Dopo il pompon andiamo a mettere un altro legnetto. Fatto, e
mettiamo ancora un legnetto. Lo facciamo con il cuoricino, che ne dite? Mi piace? Oppure con la stella, che ha più il colore di questo legnetto. Quindi andiamo a creare qui un gancetto in cui poterlo inserire. Passiamo il filo all'interno dell'addobbino, così, e andiamo a creare un gancetto rinfilando il nostro filo all'interno del legnetto in alto, così che porti su anche l'altro filo, come vedete, e poi fissiamo il filo che abbiamo tirato su con quello principale sul legnetto, facendo un nodino. Facciamo il nodino, lo blocchiamo e ne facciamo un altro di sicurezza. Ta-da, ragazzi, questo è il risultato. Ellie sta impazzendo, forse pensa che siano dei legnetti per lei. Ellie, ti piace questo gioco che abbiamo costruito? Sì. E quindi, se volete realizzarlo anche voi, mandatemi la foto di ciò che avete realizzato su Facebook, così che possiamo condividerlo con la community. Benessere, vita sana, meditazione? Seguimi anche su Universo Olistico.